Bentornata. Grazie, grazie a voi, buongiorno. Emergenze, allora, mille emergenze, parliamo di acqua, che ne dice? Sì, dico che come ho detto nella precedente intervista della settimana scorsa, come sì, sappiamo, stiamo vivendo un periodo di emergenza idrica e quindi adesso stiamo attuando delle procedure per cercare di limitare questi danni il più possibile, quindi stiamo potenziando gli investimenti sulle reti. Oggi, come abbiamo anche letto sui giornali, anche sicuramente in maniera molto travisata da alcuni esponenti di avversari politici che hanno strumentalizzato la mozione che presenteremo oggi in aula, abbiamo, come ho detto, presentato, e quindi presenteremo una mozione che vuole esprimere alcuni indirizzi riguardanti la prossima conferenza dei sindaci del Lato 2, che è l'ambito territoriale ottimale che comprende la città di Roma e del Lazio centrale, e indirizzi riguardo il gestore del servizio idrico integrato, sempre del Lato 2, che appunto è ACEA. Quindi di queste di questi indirizzi che noi vogliamo dare sono tutti volti ovviamente a promuovere iniziative volte al risparmio idrico per la città di Roma, quindi un risparmio che coinvolga tutta la cittadinanza a fronte della grave siccità che oggi la nostra città purtroppo sta affrontando e a causa della quale anche alcune città della provincia sono oggetto di razionamento idrico. Sì. Come sappiamo è stato attuato, e quindi dovrò smentirmi, un piano straordinario che riguarda una chiusura graduale dei nasoni che sono le nostre storiche fontanelle, questo per permettere però ovviamente interventi di manutenzione, perché come ovvio non si può effettuare manutenzione con l'acqua in corso. Ah, quindi allora no, questo vale la pena fermarci un attimo. Quindi già è stato anche chiuso qualche nasone? Già è stato chiuso qualche nasone. Quindi, sì, qualche nasone è stato chiuso perché ovviamente la manutenzione deve pur cominciare, è ovvio, siccome abbiamo le tubature ammalorate, quindi bisogna anche cercare non solo riparare le tubature ammalorate ma anche riparare perdite occulte lungo la rete, e ribadiamo che la loro chiusura sarà temporanea, ovviamente sarà graduale e sarà anche monitorata giorno per giorno in relazione ai benefici che si ottengono rispetto all'efficientamento della rete di distribuzione dell'acqua potabile. Quindi diciamo che la situazione ritornerà alla normalità in questo senso. Ovviamente bisogna porre rimedio a questo periodo di emergenza idrica. Tra le altre cose che chiediamo ovviamente è anche la salvaguardia del lago di Bracciano, ed è uno dei motivi per i quali si è proceduto con questo piano di chiusura graduale dei nasoni, proprio perché dobbiamo contenere il prelievo delle sue acque e quindi non pesare su ulteriori fonti, anche perché il lago di Bracciano, come forse magari molti sapranno, è un bacino di riserva della capitale dal 1990 ed è anche una delle aree naturali protette, quindi risultando un abbassamento del livello idrometrico di oltre un metro poi partiamo da novembre del 2016, si può configurare un disastro ambientale ovviamente, che quindi rischia di portare anche a sanzioni dell'Unione Europea per la mancata tutela, e quindi impegneremo il sindaco ad attuare una revisione degli strumenti di produzione dell'acqua potabile, comprese anche le concessioni di emungimento, quindi di estrazione dell'acqua, al fine di tutelare correttamente appunto la risorsa idrica del lago. Ma chiederemo anche altre cose, per esempio chiediamo anche di destinare un'adeguata percentuale degli utili agli investimenti nelle reti, che è una cosa che non è mai stata fatta nei precedenti 15 anni e oggi purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Chiederemo anche la revisione di un aumento tariffario al ribasso, quindi non oltre il 3% per i prossimi 2 anni. Chiederemo anche di aprire un tavolo per avviare uno studio di fattibilità sulla ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico, facendo partecipare tutti i soggetti coinvolti nella questione. E chiederemo anche un meccanismo di rendicontazione da parte di ACEA nei confronti di Roma Capitale per avere una maggiore contezza del lavoro che ACEA svolge sul territorio capitolino. Chiederemo anche a favore della cittadinanza un ampliamento degli sportelli al pubblico di ACEA capillarmente sul territorio, e quindi non limitatamente allo sportello di Piazza Loschienza, che poi risulta anche di difficile raggiungimento da parte dei cittadini che provengono dalle periferie romane. Quindi chiediamo alcune misure appunto per rafforzare gli investimenti sulle reti, perché come si può evincere anche dal momento che stiamo vivendo ne abbiamo fortemente bisogno. Allora, ancora domande per l'onorevole Bernabei. C'è una domanda soltanto su queste case dell'acqua, onorevole. Sì.
che cosa sono esattamente e se effettivamente compariranno, insomma, più di quanto non abbiano già fatto. Aspetti, mi dica se effettivamente... No, se ce ne saranno di più, se effettivamente queste case dell'acqua con l'erogazione di acqua refrigerata avrà un costo, suppongo un piccolo costo, però allora, è una cosa che succederà o meno? Allora, noi nella mozione abbiamo messo la possibilità di concordare con il gestore che le case dell'acqua già installate sul territorio eroghino appunto, come ha detto lei, anche il servizio di acqua refrigerata naturale, frizzante, con pagamento immediato, ma con la finalità, questo ovviamente, di eliminare la quota di manutenzione e di copertura delle spese di acqua, sia di acqua che di fornitura elettrica, che attualmente sono addebitate sia a Roma Capitale che inserite in tariffa alla cittadinanza del lato 2, quindi sì. Ripeto, Roma e provincia, sì. Lazio centrale. Perché allora queste casette dell'acqua, come si sa, come si possono vedere in città, sono più o meno una ventina in tutto il territorio di Roma Capitale, vengono definiti dei nasoni high tech, che appunto distribuiscono acqua refrigerata, frizzante e naturale. Sono venturare insomma come fornitori di acqua gratuita. In realtà così non è, perché il cittadino le paga surrettiziamente in bolletta, perché magari nell'immaginario collettivo il cittadino va lì, preme il bottone per l'erogazione dell'acqua e non deve inserire nessuna moneta o nessuna scheda prepagata, come invece avviene in tutte le città d'Italia. Perché questo non lo fa? Perché invece se lo ritrova in bolletta, e non stiamo parlando di costi minimi, perché in realtà il costo medio di realizzazione e installazione di una casetta è di 30.000 euro per ogni casetta. Quindi a questo dobbiamo aggiungere le spese di manutenzione, la spesa della fornitura elettrica e la spesa della fornitura idrica al contatore, che sono accollati in bolletta ai cittadini, probabilmente anche a tutti i cittadini, e quindi si ritroveranno a pagare questo servizio anche persone, cittadini che magari non utilizzeranno mai questo servizio, anche semplicemente per una questione di distanza territoriale, non solo di interesse. Quindi a noi non sembra giusto far pagare tutti quanti per un servizio che non utilizzino, ma far pagare chi effettivamente usa il servizio ad un costo irrisorio. Per esempio abbiamo affilato dei casi in Italia dove si pagano per esempio 5 centesimi al litro. I fornitori delle casette coprono i costi totali tramite il pagamento di questi 5 centesimi al litro. Quindi ci sembrava insomma giusto nei confronti, per una questione di equità, nei confronti di tutti i cittadini, sia romani che del lato 2, quindi della provincia di Roma. Allora, ci scrivono anche, ascolti, Massimo parla degli autolavaggi a livello strada gestiti da stranieri, a Roma spuntano come funghi e noi chiudiamo i nasoni. Si può intervenire su quelli parlando di attenzione all'acqua che viene utilizzata? Hanno effettuato delle procedure, come ho già detto poi nella precedente intervista, sì. L'ordinanza della sindaca vieta l'utilizzo dell'acqua potabile appunto per usi extra domestici, quindi su questo si è intervenuti, si deve intervenire anche mediante controlli, naturale. Altro... E poi per quanto riguarda... Massimo scrive anche rispetto ai distributori, queste case dell'acqua, dice sotto il governo di Marino, era sindaco Ignazio Marino, sono durati una settimana, poi sono stati vandalizzati oppure si sono guastati. Che cosa? Le case dell'acqua? I distributori di acqua, certo, le case dell'acqua. Guardi, in realtà sono partiti praticamente proprio sotto Marino, perché li ha istituiti la delibera numero 9 del 2014 della conferenza dei sindaci del lato 2, e a Roma ne abbiamo, se non erro con i numeri, 21-22. Sì. Quindi funzionanti, quindi in realtà sicuramente purtroppo saranno stati vandalizzati, come purtroppo può capitare a monumenti, a nasoni, a muri nella nostra città. Sicuramente non sono scampati, però attualmente li ritroviamo funzionanti. Allora guardi, quindi... un altro ancora e poi la salutiamo. Sì. Come pensavo, la chiusura dei nasoni a Roma è servita ad anticipare l'acqua a pagamento dell'ACEA. No, se lei intende... No, è una domanda di un ascoltatore, non è la mia domanda questa. No, assolutamente no, abbiamo già ribadito che la chiusura dei nasoni serve per la manutenzione delle reti, e questa chiusura, ribadisco ancora una volta, sarà temporanea, graduale e monitorata giorno per giorno, perché ovviamente devi monitorare e studiare gli effetti dei benefici insomma che si otterranno dalla manutenzione, dalla riparazione e dall'efficientamento delle reti.
tutto qui, no, non è assolutamente scollegato, no, perché? Allora, noi stiamo per chiudere e contiamo naturalmente di dare novità ancora appena possibile, ma sì. Abbiamo detto e confermato ai cittadini, ai romani, che la chiusura dei Nasoni ha uno scopo anche di cura, di manutenzione proprio, certo, della rete idrica, che è il motivo principale per cui l'emergenza acqua la vive anche la nostra città. Abbiamo già detto che quasi il 50% dell'acqua va dispersa a causa proprio delle condutture idriche. La ringraziamo, esatto, onorevole Bernabé, le auguriamo buon lavoro. Possibilità. A presto. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie, a presto.